messo in una ciotola 150 g di lievito madre rinfrescato. Vado ad aggiungere 500 ml di panna fresca, inserisco anche 80 g di zucchero semolato e vado a sciogliere il lievito nella panna. Vado ad aggiungere 50 ml di olio di semi. Quando il lievito avrà fermentato per circa 15 minuti, inizio ad impastare aggiungendo poca farina per volta. Aggiungo un pizzico di sale e continuo ad impastare. Trasferisco sul piano di lavoro e finisco di impastare delicatamente. Quando avremo incorporato 450 g di farina, l'impasto è pronto per essere messo a riposare. Dovrà risultare bello liscio ed omogeneo. Dopo aver praticato la classica croce sopra, vado a coprire o con la pellicola trasparente o con questi fantastici coperchi in silicone. Vado a riporre in frigorifero per almeno 8-10 ore. Quindi quando l'impasto avrà lievitato, lo giro sulla spianatura e lo lavoro leggermente con le mani in modo da renderlo un bigolone. Vado a dividere l'impasto in tre parti, una grande, una media e una piccola. Polvero il piano con abbondante farina e vado ad allargare il panetto medio. Mettere nel centro del mio impasto un cucchiaio abbondante di Nutella. E a questo punto vado ad impastare la Nutella nell'impasto. Posso aiutarmi con un pochino di farina di supporto. A questo punto ho ben incorporato la Nutella a questo panetto, lo vado a far riposare in frigorifero per una mezz'ora. Vado a lavorare sul panetto quello piccolo, vado ad allargarlo con le mani, da mettere nel centro un cucchiaio e mezzo di cacao amaro e vado ad incorporarlo all'impasto. Una volta incorporato bene anche il cacao al nostro panetto, andiamo a farlo riposare in frigorifero per 30 minuti. Vado a ricavare due porzioni nel panetto bianco. Vado a formare due bigoli. Non ha importanza se sono uno più grande o uno più piccolo, l'importante è che siano della stessa lunghezza. Vado a ricavare due porzioni da quello con il cacao amaro e vado a formare anche di questo due bigoli. Vado a ricavare tre porzioni dall'impasto con la Nutella. E a questo punto vado a mettere i miei bigoli alternandoli. Vado ad avvolgere il tutto e vado ad allungarlo leggermente pigiando, così. Vado a formare un salamone. A questo punto vado a ripiegare all'interno uno e uno o due i lembi, così. Vado a mettere tutto il panetto in uno stampo da plum cake rivestito di carta forno. Copro con la pellicola trasparente e lascio lievitare fino al raddoppio del volume. Come vedete, ha raddoppiato il suo volume. Vado a spennellarlo con un uovo sbattuto. Vado a spolverare con abbondante zucchero in granella. Vado ad infornare in forno già caldo a 180 gradi per circa 40 minuti. Mi raccomando, farà fede la prova a stecchino nel centro della nostra brioche. Sulla base del forno mettete un pentolino con dell'acqua che toglierete 10 minuti prima della fine della cottura. Ecco pronta la nostra brioche. Tra pochissimo, appena si sarà raffreddata, la taglierò e vi farò vedere la parte interna.